Buongiorno, allora video molto semplice, struccatissima, mi sono svegliata prestissimo, sono uscita per fare delle cose, ora sono tornata a casa e vi faccio vedere il video sugli ultimi saldi. Questi sono veramente gli ultimi, poi non comprerò più niente perché non mi fa neanche voglia sinceramente di comprarlo. Ho comprato queste cose perché le ho trovate in super sconto e non potevo non comprarle. Ho trovato un po' di cose da Obag. Ecco qua, allora io da Obag posseggo una Obag come sapete, però i pezzi di ricambio, i manici, le sacche interne, quelle cose lì le compro solo ed esclusivamente in saldo perché non ritengo opportuno, nonostante mi piaccia parecchio il marchio, secondo me tipo una sacca interna ha una media di 40 euro di costo, 30 euro, 30-40 euro. Non ritengo sinceramente opportuno per quanto sia di qualità spendere 40 euro per una sacca interna, quindi compro solo col 70%. Non è per svalutare il marchio, però per quanto mi riguarda è una bella cosa, ma non vado a comprare a prezzo pieno. Quindi ne ho approfittato del 70% per comprare questi bei manici in corda che sono verde e marroncini, eccoli qua che andrò a montare subito questi perché sono veramente belli e li ho pagati solo 7 euro col 70%. Poi questi qua ho preso semplici, dei manici semplici che servono sempre e li ho pagati solo 6 euro e costavano 20 e passa e quelli in corda costavano 27-28 euro, quindi anche no. Poi ho preso questa che costava 34 euro e l'ho pagata 10,20 euro con i saldi, è tutta rosa ed è la sacca interna, molto bella questa rosa fatta così. E poi ho preso il bordino, anch'esso in saldo, un bordino fatto così. E questo, vediamo se c'è scritto il prezzo. No, non c'è scritto il prezzo, comunque l'ho pagato pochissimo, è al 70. Poi mi servivano le due sacche interne e volevo dei colori un po' più scuri per l'inverno. E ho voluto prendere questo che è tutto plasticoso, tutto fatto di gomma, vedete, tutto di gomma con la coulisse. Adesso vediamo se riesco a... Comunque si chiude con la coulisse. Non so come, adesso non voglio far danni. Sono un po' insonnata perché appunto mi sono svegliata presto, quindi non aspettatevi grande entusiasmo in questo video. Eccola qua, cioè questa costava 42 euro. Cioè, guardandola così, cioè, è bella poi inserita nella borsa, però guardandola così è un sacchetto della spazzatura, cioè 42 euro anche no. E quindi l'ho pagata 10 euro con lo sconto. Allora sì, ok, ci sta. Anche perché non è pelle, penso che sia proprio plastica, tutta plastica questa. E anche se è made in Italy, guardate, io non voglio veramente offendere nessuno, non voglio offendere il marchio. Però non vale i miei soldi. Io comunque sputo sangue per guadagnare. Fate conto che guadagno, ecco, questo è il mio stipendio di un giorno e lo stipendio di un giorno non vado a buttarlo via per una sacca così e quindi l'ho comprata a 10 euro e sempre all'incirca 10 euro, 11 euro quest'altra sacca qua. Questa è molto bella, vedete, sempre con la pulisse, eccola qua, fatta così, blu con tutte le righine. Ecco, questi sono i miei pezzi per la Obag. Cercavo anche un bordino in pelliccia in saldo, però erano tutti finiti perché quelli là, i bordi in pelliccia costano tipo 60-70 euro e con i saldi si facevano dei buoni affari, ma non li ho trovati, comunque non importa, non era urgente. Poi vi faccio vedere sempre con i saldi da Golden Point. Ho preso un costumino, non che mi servissero i costumini, però siccome Golden Point è un negozio che vende costumi abbastanza costosi, cioè una media di 50 euro se vuoi un costume, ho deciso di comprarli col 70. Ho voluto prendere questo costume con questa fantasia qua, fatto così rosa, e il sopra è così.
Eccolo qua, fatto così, sopra questa fascia ricciata, molto carina, e praticamente il costume a prezzo pieno sarebbe costato, allora, 54 euro. Io l'ho pagato 10. 9,60, però questo poi l'avevano scontato ancora di più. Comunque l'ho pagato intorno ai 17 euro tutto il costume invece di 54 euro, che era un po' improponibile. E poi cosa vi voglio far vedere? Ultime cose, non sono in saldo queste, ma ve le faccio vedere lo stesso. Finalmente ho trovato il moschino, l'ammorbidente moschino in edizione limitata. Mi è dispiaciuto non averlo trovato in altri colori, perché lo volevo anche degli altri colori. Ho trovato solo questo. Se vi può interessare, l'ho trovato da Caddi. Ringrazio anche chi mi ha detto che si trova allo Champ di Mestre, solo che non ho avuto occasione di andare a vedere, poi mi basta avere questo. Da Caddi mi hanno ordinato anche gli altri colori, ma non mi hanno assicurato che arrivano, quindi se ho anche gli altri colori va bene, altrimenti mi tengo questo che è già molto bello e quindi sono riuscita ad averlo anch'io. E poi ho preso queste salviettine intime, intimo acqua ad aloe, non le avevo mai provate di Nivea, vi farò sapere come sono. E poi questa novità che è intimo Neutro Roberts con il tea tree oil antibatterico. Incuriosiva. Bene ragazze, è tutto. Questo veramente è l'ultimo video sui saldi perché proprio non mi fa voglia niente, cioè ho preso queste cose dell'Au Bag perché so che uso l'Au Bag, poi il costume, perché alla fine i costumi bene o male li uso, mi piace cambiare, però ho visto tantissime pezze, secondo me le cose veramente belle, belle sono quelle che costano proprio tanto di lusso, ecco, quindi preferisco mettere via i soldi per quelle. Vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima.